vai a mangiare, vieni a mangiare oggi. Presentato il nuovo bus navetta turistico che collegherà durante il periodo estivo tutto il lungomare di Marotta con il centro storico di Mondolfo, un servizio che secondo il sindaco contribuirà a rilanciare l'immagine turistica della città oltre a un efficace servizio di trasporto pubblico. Un progetto a cui tenevamo tanto e che abbiamo portato avanti con assieme all'assessore al turismo Davide Caporaletti e siamo riusciti in questo intento. Per questo bus navetta che contribuirà a rilanciare dal punto di vista turistico la nostra località, la nostra città e quindi il logo Marotta Mondolfo, due vacanze in una. Il bus, dotato di circa una trentina di posti, garantirà il servizio ogni ora dalle 10 fino a mezzanotte con un costo di 1 euro e 25 centesimi per corsa. Assessore, quali saranno le tappe di questo nuovo bus? Il bus partirà da Marotta, farà tutto il lungomare, arriverà toccherà i vari parcheggi, poi attraverso la strada delle Sterpettine arriverà a Mondolfo, farà un giro per Mondolfo, tornerà indietro, andrà al centro commerciale Il Maestrale dove c'è questo grande parcheggio per ritornare poi dal nuovo sottopasso e fare tutto il lungomare, per cui connoterà Marotta-Mondolfo, diciamo proprio come le due città più importanti, e i vari parcheggi per dare un servizio aggiuntivo alle persone del nostro territorio e sicuramente anche ai turisti. Dalle 20:30 questo pullman arriverà anche a Fano, per cui oltre a garantire il servizio Marotta-Mondolfo garantirà anche il servizio Marotta-Fano, passando chiaramente per Torrette di Fano, Ponte Sasso, tornando poi a Marotta. Il progetto, iniziato nel mese di ottobre, ha visto la collaborazione di diversi operatori turistici della zona. È un progetto che è partito nell'autunno scorso, ci abbiamo lavorato in sinergia con il comune di Mondolfo e finalmente siamo riusciti in qualche maniera a realizzare un progetto che è partito già da diversi mesi e quindi siamo felici di esserci riusciti. A garantire il servizio e il mezzo di trasporto invece sarà l'azienda Adriabus. Questi mezzi li abbiamo acquistati già da diversi anni, confidiamo in uno sviluppo e credo che sia utile sia per il territorio che per lo sviluppo turistico. Con un mezzo simile tante macchine possono restare nei parcheggi e la gente ha libertà di muoversi, di osservare il territorio, di passare dei momenti piacevoli.